Humanitas da sempre siamo sensibili al riscaldamento dei pazienti, e soprattutto in un'area particolare di cui io mi occupo ormai da tanti anni, che è l'area dei hospital chirurgico e quindi degli interventi cosiddetti brevi, tra cui anche al di sotto dei 30 minuti, interventi in cui magari si fanno anestesie locali e loco-regionali, non solo anestesie generali, e il nuovo documento di buone pratiche cliniche che la CIARTI ha emesso recentemente finalmente focalizza l'attenzione anche su questi due punti, quindi le anestesie loco-regionali, in particolar modo perché interessano gli anestesisti in quanto vengono eseguite dagli anestesisti, e soprattutto anche la durata dell'intervento. La brevità dell'intervento non vuol dire che abbiamo un paziente normotermico, il paziente aspetta molto tempo prima di entrare in sala operatoria e quindi in questo lasso di tempo il monitoraggio della sua temperatura centrale può aiutarci a capire se effettivamente è utile, anzi necessario, riscaldarlo. Lo riscaldiamo prima, lo portiamo in sala operatoria, fa un breve intervento e nel post-operatorio avrà un tempo di osservazione. A proposito di questo, un caso così un po' anomalo è l'esempio della cataratta che viene eseguita in anestesia topica, quindi dove noi anestesisti non eseguiamo l'anestesia necessaria, ma il tempo di osservazione nel post-operatorio per quanto riguarda la regione Lombardia richiesto è di 60 minuti, e quindi in questi 60 minuti magari il paziente potrebbe avere la necessità di essere riscaldato o comunque iniziamo a monitorarlo. Abbiamo fatto una nostra piccola esperienza di monitoraggio per renderci conto se era solo una soggettività riferita dal paziente il fatto di avere freddo o se era effettivamente oggettivo e quindi necessario prendere dei provvedimenti. Per quanto riguarda le anestesie invece loco-regionali, abbiamo pazienti svegli, abbiamo specialità chirurgiche come quelle ortopediche che tendono a tenere la temperatura in sala operatoria più sul basso che sull'alto, e quindi pazienti in posizioni magari anche non sempre comodissime, perché sul letto operatorio la posizione non è comoda, in cui il paziente può avere la necessità e anzi c'è l'utilità di riscaldarlo. Questo per dargli un miglior comfort, un miglior controllo emodinamico. E chissà, magari non ci sono degli studi scientifici ancora che dimostrino nulla, però credo che ci possa essere un'implicazione anche magari in un miglior controllo del dolore post-operatorio se noi manteniamo i nostri pazienti normotermici durante tutta la durata del loro ricovero, pur breve che sia.